dopo il progetto di una famiglia, incomincia la realizzazione. Guai se rimane solo il progetto. Finisce per essere fine a se stesso e quindi per seguire le illusioni, mentre ogni progetto deve farsi concreto, deve farsi realtà. E questo incomincia attraverso la festa. A me pare che sia bellissimo questo, perché è un passaggio e quindi deve essere un rito che si svolge davanti a tutti. Tutti finiscono per sapere che delle persone singole si sono unite e hanno formato una coppia, e da una coppia si genera poi la famiglia. Ecco allora che la festa ha un significato, bisogna mantenerla. Però non facciamo solo il progetto della festa, perché altrimenti è come progettare le basi di un edificio e poi di non salire mai. Quindi è più importante ciò che avviene dopo, però l'inizio deve essere maestoso. E la festa era la rappresentazione di un evento condiviso da tutti. Ecco perché deve svolgersi in un luogo pubblico, nel tempio, e anche con le persone carismatiche che testimoniano che è avvenuto quell'evento e che è accaduta una metamorfosi. Beh, l'inizio del progetto, il sogno che diventa realtà, entra in una casa, incomincia dentro una casa. Ed ecco quella parola famiglia che in qualche modo richiama la casa. La casa è importante perché è il luogo dove vive la famiglia, è la cornice della storia della famiglia. Ecco, c'è un luogo della storia, ma qui la piccola storia non ha nulla della storia maiuscola, che è fatta di guerre, di distruzioni e di monumenti ai caduti. No, questo è un luogo piccolo, è un luogo che deve essere segnato da eventi di piacere, da eventi faticosi, ma che comunque sono dentro una storia di gioia. Ecco, noi oggi incominceremo a parlare di quello che si potrebbe chiamare interno di famiglia. E quindi la casa, il nido, ma anche tutta una serie di elementi che vivono là dentro. Ecco allora perché noi parleremo anche dei legami. Perché là dentro i legami diventano ancora più stretti. Ma poi anche degli stili, parleremo di quali sono gli stili attraverso cui in quella casa si può vivere. E certo anche i conflitti, perché ve l'ho detto, il nostro viaggio non è un viaggio dentro la semplicità, dove non ci sono temporali, dove non ci sono anche eventi drammatici, ma è la storia nell'insieme che va vista, non piccolo dramma o grande dramma, perché se guardiamo solo a quello, beh, allora sembra di entrare nella tragedia. È importante poter avere una casa, perché senza una casa non è possibile nemmeno sognare, nemmeno progettare. E allora non posso non inquietarmi di fronte ad una società, ai responsabili di una società, che non facilitano la possibilità di reperire un luogo dove costruire una casa. È come se degli uccelli non potessero trovare un ramo di un albero dove mettere insieme un nido. Allora il progetto non è nemmeno possibile, oppure diventa qualcosa di irrealizzabile, diventa una illusione. I giovani devono poter vedere la possibilità di costruire, di dare corpo a questo sogno di famiglia, a questo progetto, e non è possibile farlo solo con le idee. Occorre un luogo. E adesso io voglio entrare nella casa, in questo luogo fatto di pareti, fatto, costruito. E vorrei fare un'anatomia, è importantissimo la casa. Purtroppo, io lo so, diventa sempre più piccola. Adesso il modello
degli architetti, il modulo, come si chiama, è su 60 metri quadrati. Deve avere due bagni. Deve avere dei luoghi che forse rispettano di più le architetture, le mode, ma non i sentimenti. Io credo che la casa debba corrispondere, debba essere l'ambiente fisico perché possano vivere bene le esigenze di una coppia prima e di una coppia che ha un figliolo, due, ma una famiglia anche i nonni. Allora sì, facciamo tanti bagni, ma vediamo di non creare solo il vuoto e per i figli e per i nonni, perché se non c'è spazio, che cosa volete progettare? C'è una necessità. I sentimenti richiedono che esista per ciascun componente della famiglia un luogo privato e naturalmente che esista un luogo comune in cui appunto tutti si riuniscono. E quindi ecco la necessità di mantenere queste due esigenze, uno spazio per il mio privato e uno spazio per l'insieme. Insomma, per usare una delle case più antiche nella storia e nella cultura del nostro tempo, è un monastero. È bello, a me piace pensare alla casa come al monastero dell'amore umano. E allora c'è bisogno della cella, dove ciascuno di noi qualche volta ha desiderio di potersi chiudere dentro, pensare, ma certo poi deve aprire quella cella e deve trovare un luogo comune, che poi era il luogo dove si possono scambiare, certo, parole, ma anche i sorrisi. I sorrisi non si vedono da una cella ad un'altra, bisogna guardarsi in faccia. Ecco, allora il privato non è una contrapposizione con l'insieme, perché la famiglia, abbiamo detto, è un insieme, è un piccolo ensemble musicale, però se ci sono più strumenti, se c'è un insieme d'archi, chi suona il violino deve poterlo provare, deve poter provare le proprie abilità, poi le porterà e le realizzerà nell'insieme. Insomma, lo spazio fisico, la casa, deve essere un luogo del privato, del mio, dove io vado a pensare, dove c'è bisogno di un po' di solitudine, perché è nella solitudine che si sente il bisogno dell'altro e poi si esce da questi spazi e allora si va nel luogo comune. Certo, la cucina è bellissima, cucina dove si fa, dove si costruisce, dove appunto si vive insieme e dove però bisogna che attorno a quella tavola si possa guardarsi negli occhi, si possa parlare, che non ci sia un televisore che impone la propria voce e quindi obbliga al mutismo. Bisogna che il televisore non ci sia, spostarlo, perché appunto altrimenti non è un insieme, ma sembra un insieme ed è invece tanti io chiusi, tante persone che pur essendo vicine non comunicano. Ecco, allora in questo modo ognuno di noi trova il proprio spazio. Lo so, è piccolo, 60 metri quadrati sono pochi, ma è possibile rispettare questo spazio. E allora c'è la dimensione dell'adulto, ma c'è anche una dimensione del bambino. Tirate via i soprammobili perché i bambini li rompono e non obbligate i bambini a non toccarli, tirateli via, perché il bambino ha bisogno di libertà, ha bisogno di esplorare, ha bisogno di sentirsi, come si dice, a casa propria, nello spazio proprio. Ecco che allora c'è privato e insieme. E se non c'è uno spazio privato, sappiate che anche l'insieme diventa difficile, perché la famiglia non uccide il privato.
ma gli attribuisce un significato più ampio, perché quel privato permette poi di realizzare qualche cosa che solo l'orchestra fa, perché ognuno suona il proprio strumento, ma è solo mettendoli insieme che nasce una sonata. La cucina, il luogo della tavola, un luogo che deve essere riattivato nel suo significato, perché certo il consumare il cibo oggi è diventato quasi un problema per la questione delle diete, però era l'occasione, almeno storica, in passato, per indicare che ci si alimentava insieme, che si divideva ciò che serviva alla nutrizione e lo si divideva l'uno con l'altro. E poi aveva il senso del dono, la donna che preparava il cibo e gli altri che le erano grati, che lo apprezzavano. Però questo deve essere anche il luogo in cui ci si guarda negli occhi, in cui senza parlare, perché l'educazione dice che non si parla con la bocca che sta per masticare, però ci si mandano gli sguardi. E quanti sguardi, quanti silenzi parlano di più di tante parole. Quindi è anche un luogo della trasmissione dei sentimenti. Però ci sono altri spazi. Certo, l'abbiamo detto, in una società in cui tutto è contaminato, dobbiamo decontaminarci, quindi è questa la società della doccia. E quindi ben vengano i bagni. Però permettetemi di dire l'importanza della camera da letto, del talamo. Perché la famiglia, la coppia, deve anche poter esprimere la gioia dell'insieme. E quindi in questo momento
di grande fatica, perché non parliamo di gioia? E viene in mente il canto di Schiller, che è appunto il canto della gioia. C'è bisogno di gioia perché questa diventa uno scudo per i momenti di difficoltà. E allora il talamo è il simbolo dell'unione, è il simbolo dell'intimità. E l'intimità produce piacere. Ed è bello pensare che nel talamo la famiglia può anche moltiplicarsi. È bello pensare che lì, dove in fondo tutti pensano che si debba dormire, è un luogo invece dove ci sono espressioni di vita. E non pensate solo per i giovani. È un luogo dell'amore, è un luogo in cui si riscoprono le persone con cui si vive, si scopre la propria moglie, anche se è un corpo conosciuto. Un corpo è infinito, è come l'universo. Si scoprono sempre delle piccole parti e delle piccole funzioni. E allora è importantissima. È importantissima la stanza da letto, non la stanza del sonno, ma la stanza in cui la vita si rappresenta, in quell'oggetto quadrato o oggi chissà in quante fogge lo si può fare. La gioia. Ecco, queste sono le necessità del nido, poter parlare insieme. Torno alla tavola, non importa se non c'è il salotto. Il salotto di solito lo si teneva per accogliere le persone ospiti. Guardiamo più a coloro che vivono in quella famiglia. Tante volte vengono trattate con minor riguardo degli ospiti, mentre sono parte fondamentale. E quindi diamo spazio a quel bisogno di comunicare, a quel bisogno di raccontarsi, a quel bisogno di non aver nulla da dire, ma di esserci, di guardarci negli occhi, di sentire la vicinanza. Ecco, 60 metri quadrati sono pochi, ma si possono far stare tutti quegli spazi per soddisfare il bisogno di intimità, ma anche per soddisfare quel bisogno di privato in cui porre le proprie difficoltà, i propri pensieri, la voglia di essere soli. La famiglia non uccide il privato, così come chi teme che dedicandosi ad un altro, uscendo dal proprio io, finisce per essere meno attivo nella società, la carriera diventa più difficile. Non è vero. Semplicemente il privato, semplicemente quel lavoro acquista un significato diverso, perché ha un senso anche per l'insieme, per la famiglia. Io ho lavorato tanti anni, ma il desiderio di tornare a casa era un desiderio essenziale. Era la voglia di riportare dentro l'insieme il senso di quello che facevo da solo in un ambiente pubblico, in mezzo ai miei malati, cercando di aiutarli, ma io avevo a mia volta bisogno di aiuto e allora dovevo tornare là. Studiate bene la geografia della vostra casa, non importa se grande o piccola, non importa se potete fare le feste per gli amici o no, l'importante è che possiate svolgere la festa dentro casa, con le persone che vi vivono sempre. E questo è il nido. Un nido che, certo, non è isolato, non è su una grande sequoia, ma è vicino ad altri nidi, dal nido al condominio. Non amiamo molto i condomini, però è il senso che si passa da una unità ad un'altra e che si costruisce una comunità. Perché un grande errore che facciamo, diciamo un difetto
che noi in particolare esprimiamo è quello di pensare alla nostra vita di famiglia, solo come non esistesse nient'altro, e vorremmo che attorno ci fosse grande silenzio, non esistessero nemmeno. No, quelle altre unità, quelle altre famiglie possono essere utili alla nostra. E quindi c'è un senso della comunità che è il rispetto del vicino. Noi siamo scandalosi perché facciamo rumore, perché vogliamo solo esprimere il mio, questo è mio, e manca il senso del comune. Non abbiamo più la sensazione che un condominio che sia sereno aiuta la serenità di quella nostra unità, di quella nostra famiglia. Invece il condominio diventa il luogo dell'invidia, del rancore. Le riunioni di condominio, sapete cosa sono? Sì, perché il 70% delle famiglie italiane vive fortunatamente dentro una propria casa. Ma state attenti che questo non spinga il delirio del mio, che deve essere meglio dell'altro, che non deve essere disturbato dall'altro, perché in questo modo si delira, ma non si fanno operazioni di comunità. E senza comunità anche la singola unità vive male. Certo, mi piacerebbe raccontarvi ciò che avviene dentro una casa, dall'alba al tramonto, ma pensatelo. Pensate all'inizio della giornata, una tragedia. Tutti si alzano all'ultimo momento, tutti devono andare in bagno, si è in ritardo, quello non esce, l'adolescente che deve guardarsi quel brufolo e non capisce che invece c'è il fratello o il padre che devono andare di corsa al lavoro, e allora si arrabbia, non si fa colazione. Il dramma della mattina, ecco i due bagni, però il sogno è di averne tre, tutta la casa fatta di bagni. E poi si va via, e poi appunto si aspetta la sera per ritornare, si arriva stanchi, e allora chi è stato in casa vede entrare un essere estraneo che entra e accende la televisione come se quella donna o comunque chi è stato in casa non avesse nemmeno rispetto, non avesse fatto nulla, e incominciano i silenzi e parla solo il televisore. E poi pensate al momento in cui si va a letto, sempre uno alla volta, perché l'altro guarda la televisione, uno segue internet, e quindi anche i talami non sono più luoghi dell'insieme. Io vorrei che voi ripercorreste questa storia dall'alba al tramonto, perché dovete programmarli. Sono momenti liturgici che spesso sono spesi senza un senso, mentre è lì che si radica il significato della famiglia. Thank you.